mi sono intrufolato nel comitato di Diego Cammarata, sono le 3:15 del giorno antecedente la vita di Berlusconi, fervono i preparativi e il lavoro. Sono con una addetta alla segreteria, un carissimo amico, Paolo Martinez. Paolo, ti interrompo, fermati un attimo. Sì, due cose per Sicilia Radicale, per il sito dei riformatori d'Italia. Come vanno le cose? Quanti bene, saremo? Benissimo, benissimo, saremo tantissimi. Come sapete, il richiamo di Silvio Berlusconi in Sicilia, a Palermo in particolare, è eccezionale. Penso che non solo riempiremo il Palasport, ma ci sarà sicuramente gente che, ahimè, resterà fuori. In ogni caso, forza Diego, forza Silvio, forza Italia. Ritorno a lavorare, vi faccio una panoramica del comitato elettorale. Becchiamo la volontaria numero uno, la sorella del sindaco, che lavora fermentemente. Ecco qua, c'era poco fa pure il segretario, forse sta mangiucchiando. Non possiamo interrompere nessuno. Ci vuoi dire qualcosa? Ti puoi fermare un attimino per Sicilia Radicale? A quante ore di lavoro siete al giorno? Oggi è stata la giornata più massacrante dalla cultura del comitato. Qui abbiamo pure il... La cultura del comitato, sicuramente la più intensa. Stefano Mangano, il segretario del sindaco. Tu sei qua, dov'è il sindaco? Eccoci qua. Twitter non l'ho letto, non ho letto Twitter. Dov'è il sindaco per ora in questo momento? Il sindaco in questo momento sta facendo un sopralluogo al Prato del Foro Italico. Domani sarà lì il presidente Berlusconi e sarà in città, insomma, a visitare le bellezze che sono state inaugurate nel corso di questi anni di questa candidatura. Insomma, domani il presidente verrà a chiudere la campagna qui al Palazzetto dello Sport alle 5. Ci vediamo lì in massa. Vinceremo. Ciao. Grazie Stefano. Per Sicilia Radicale, Beppe Vicari dal comitato del nuovo del sindaco Diego Cammarata, il sindaco della nuova Palermo. Alla prossima.